Buonanotte, le 1:01, edizione flash del telegiornale. È stata ancora una giornata di polemiche sul tema dell'immigrazione. L'accoglienza è nel DNA del governo, ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Luca Lotti. Ieri anche il Vaticano aveva usato toni duri per bacchettare chi fa demagogia sulla pelle dei migranti, come Salvini e Grillo. E proprio il leader della Lega Salvini, dopo aver risposto ai vescovi, oggi sposta l'attenzione su Palazzo Chigi. Se non mandiamo a casa il governo, si rischia di finire come in Grecia, con scontri tra immigrati e polizia. Si litiga invece all'interno del Movimento 5 Stelle, dove non tutti hanno apprezzato la nuova linea dura sugli arrivi, una svolta confermata da Beppe Grillo, che sul suo blog ha risposto alle critiche del senatore Buccarella. E un altro naufragio sarebbe avvenuto nel pomeriggio al largo delle coste libiche. I circa 50 migranti che erano a bordo di un gommone semiaffondato e che sono stati salvati dagli uomini della Marina Militare avrebbero infatti raccontato che sull'imbarcazione c'erano almeno un centinaio di persone. Vane finora le ricerche di eventuali dispersi. Il naufragio sarebbe avvenuto ad una quarantina di miglia dalla Libia. La nave Fenice della Marina Militare aveva appena ultimato le operazioni di soccorso di un gommone nel canale di Sicilia, recuperati e presi a bordo 119 migranti. In tema di sbarchi si fa sempre più preoccupante la situazione sull'isola greca di Kos. Sono infatti oltre 7.000 i migranti, in larga parte afghani e siriani, arrivati nell'ultima settimana. Una massa di persone che le autorità non riescono a controllare e contro cui ieri sono stati usati manganelli ed estintori. La situazione è ormai fuori controllo, secondo il sindaco che ha chiesto l'intervento del governo e rinforzi, visto l'esiguo numero di agenti in forza a Kos. Una crisi, quella degli sbarchi in Grecia, che è andata crescendo di settimana in settimana. Solo a Kos nell'anno in corso c'è stato un aumento degli sbarchi di migranti del 750% rispetto al 2014. Restiamo in Grecia. Sul terzo piano di aiuti c'è accordo tra la Grecia e i creditori internazionali. Dopo l'annuncio diffuso questa mattina dal governo di Atene, Bruxelles in giornata ha frenato, precisando che l'intesa al momento è solo tecnica, non politica. Nelle prossime ore il presidente della Commissione europea, Juncker, chiamerà al telefono la cancelliera tedesca Merkel e il presidente francese Hollande. Venerdì un nuovo Eurogruppo potrebbe mettere nero su bianco le valutazioni politiche sul memorandum definito assieme ai creditori, Banca Centrale, Unione Europea e Fondo Monetario Internazionale. Per ottenere lo sblocco del terzo piano di salvataggio da 82 a 86 miliardi in 3 anni, Atene si impegna a rispettare 35 azioni prioritarie. La cronaca, un'esecuzione in pieno giorno a Brescia. Marito e moglie sono stati uccisi nella pizzeria che gestivano alla periferia della città. Due sicari sono entrati nel locale intorno alle 10 di mattina, hanno colpito Francesco Seramondi, 65 anni, la moglie Giovanna Ferrari, di 63, con due proiettili di grosso calibro. Secondo alcuni clienti del locale, Seramondi aveva denunciato in passato gli episodi di spaccio che avvenivano nella zona, ma gli inquirenti sembrano escludere per adesso l'ipotesi di una vendetta. Si cerca di capire invece se ci sia un collegamento con l'agguato avvenuto un mese fa ad un dipendente del bar che è riuscito a salvarsi. Esecutori e movente non sono mai stati scoperti. È stata causata da una malformazione congenita del cuore la cardiomiopatia ipertrofica, la morte di Lorenzo Toma, il 18enne deceduto all'alba di domenica scorsa all'uscita della discoteca Guendalida di Santa Cesarea Terme a Lecce. A stabilirlo l'autopsia eseguita oggi su disposizione della procura salentina, che indaga per morte come conseguenza di altro delitto. Bisognerà attendere altri 60 giorni per gli esami tossicologici e istologici e avere così un quadro completo, capire cioè se con cause della morte del giovane possano essere state droga o alcol. A sorpresa la Cina ha svalutato la sua moneta, la yuan, nel tentativo di combattere la flessione dell'economia e favorire le esportazioni. Un taglio pari al 2% del valore sul dollaro, che ha avuto riflessi negativi sui mercati europei, che hanno chiuso tutti in calo. Francoforte e Parigi le piazze maggiormente colpite. A Milano, che ha perso oltre un punto, a risentire di più sono stati i titoli legati al lusso e alla moda. Anche Wall Street ha chiuso in rosso, con il Dow Jones
che ha perso l'1,19%, il Nasdaq l'1,27%. La Banca Centrale Cinese ha garantito che si tratta di una misura una tantum, ma su questo punto non tutti gli analisti sembrano essere convinti. Le 1:06, chiudiamo questa edizione flash, l'appuntamento con l'informazione sulla 7 torna alle 7:30. Grazie a tutti per averci seguito, buonanotte.